Allora, oggi 2.1 è arrivata. Io sono abbastanza stanco perché mi sono messo a potare non so quanti alberi anche oggi, ma va bene. 2.1 è arrivata una marea di roba, ma è arrivata anche una cosa importante, ovvero lei. Allora, a me se il gioco la smette di piarmi per culo, mi fa un piacere. Perché io non posso prendere e ottenere tutti i personaggi che non voglio o i personaggi che tutti skippano, perché allora il punto è questo. Aspetta, no, com'era? Allora, lei l'hanno skippata e mi è uscita l'ultimo giorno a cacchio insieme a Sayu. Vabbè, lei è stata skippata e mi è uscita. Lui non sapevo neanche chi fosse e mi è uscito. Lui non sapevo neanche chi fosse e mi è uscito. Lui mi è uscito la prima volta, quando ho giocato a un Wish speciale nel suo banner. E tutti, vabbè, gli altri non mi sono usciti. Tipo, lei dovrebbe uscirmi e lui dovrebbe uscirmi. Quindi è capace che mi esca lui. Oppure 4-5 volte Xiangling, eccetera, eccetera. Quindi. E c'è anche la storia da fare. Della Resistenza, che è una citazione a una leggenda giapponese che ora non mi ricordo. Urashima Castle, mi pare. もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。Sangro Mia. 準備はできたかな？もし途中で船よ。よし、じゃあ出航だ。Onnipresenza sopra i mortali. Allora, parlando seriamente, sta cosa di su sta cosa di personaggio, io avevo già azzeccato Raid Shogun che cazzo c'aveva. L'avevo già capito, perché allora, innanzitutto il titolo del capitolo è l'eterna scusatemi, vabbè, quella vecchia, quel capitolo vecchio c'era. L'eterna tipia, che sarebbe apatia. L'apatia è uno stato di uno stato mentale dove tu non mostri di per sé emozioni e cose così. Ma potresti anche dire che è semplicemente nel carattere del personaggio, ma in realtà ha senso, perché questa poraccia, e che non ha visto il trailer del personaggio, gli sto per fare uno spoiler enorme, però questa poraccia ha perso tutte le persone a seccare, tutto il suo gruppo di amiche. Anche se non ho capito se il Tengu era un maschio o no. Specialmente, probabilmente la Yagyu Bae, non mi ricordo più. Che era la Kitsune, che era la divinità del tempio lì dove c'è sta il ciliegio mistico. Che era la sua compagna. Non ho capito se era la sua. Erano innamorate, era uno suo compagno, era semplicemente la sua amica, cose così. Non riesco mai a distinguere queste cose. Però, cioè, è normale che una persona che perde tutto come lei sia diventata in quella maniera. Perché ha paura di, semplicemente, se va avanti il suo paese, la sua regione, la sua città, va avanti, rischia di dimenticare tutto. Cioè, testuali parole del trailer dice: io non mi posso permettere di andare avanti, altrimenti rischierò di perdere anche me stessa che contiene quei ricordi. Cioè, proprio quella scena che insegue se stessa del passato. E quindi è diventata apatica, quella che è. Però in qualche maniera, almeno nel trailer di sto capitolo, ci sarà ci sarà un momento in cui in qualche maniera riusciamo a parlargli. Non capisco, tecnicamente non dovrebbe proprio avere né la voglia né il bisogno di parlare con uno di questa storia. Che cazzo è quella roba? Vabbè, mi metto un po' a umma umma giusto per ricordarmi che c'è sta Napoleto. No, è il castello di Urashima. Non mi ricordo come si chiama. È quello che c'è stato anche in Okami, no? Quella leggenda lì, no? Del castello del palazzo sott'acqua. Dell'imperatore drago del resto, cazzo. E c'ha senso, perché questo è il regno della divinità serpente. Cosa? Come si chiama? Orobashi. Che sì, è
Probabilmente l'hanno mischiato con Orochi, Yamato no Orochi. Anche perché Yamato no Orochi in parte era anche venerato, perché era, diciamo, una parte, cioè sta la versione buona, diciamo, dei serpenti bianchi. Shirahami. E avete presente quel boss serpente di Nioh 2? Ecco, è quello probabilmente, molto simile come cosa. Solo che qua probabilmente intendono come serpente dragomarino, forse. Vi riporto sempre a Okami. Okami, sono un'altra cosa. Sua eccellenza, sango mia. Lei a me me puzza, ma tantissimo. E non de pesce. Secondo me Sangono Mia in realtà è lei la maledetta. È lei la bastarda. Perché secondo me lei sa usare sta resistenza per fare qualcosa. E a me mi puzza sta faccenda. Perché è chiaro che stia usando la resistenza. E a parte. Se allora. Chi. Ok, vuole fare la resistenza. Però. Non lo so. Dai, semplicemente a guardare gli occhi. Io ho fatto. La prima cosa che ho pensato. La prima cosa che ho pensato quando l'ho vista è stata: quegli occhi non sono umani. La prima cosa che ho pensato è: quegli occhi non sono umani. E secondo me questa qua nasconde qualcosina in più di quanto dice. O almeno lo nasconde ai suoi sottoposti. Non a noi, ma ai suoi sottoposti. Perché mi sa tanto di personaggio classico che macchina qualcosa sotto. Cioè, come. Non saprei come di chi farla. Guarda che scena sto viola. Ma che bello, cazzo. Bellissimo. Beh, per farlo rendere un po' più, diciamo, alla giapponese, hanno deciso di fare sta cosa di Urashima Castle. E hanno deciso anche di far sì che praticamente ci sia un po' di misticismo, ecco. Tutto ciò. Ci sono i tanuki, ci sono i kitsune, ci stanno gli oni, ci stanno tutto. Gli haki ne più ne metta del Giappone. Sono molto curioso di sapere come faranno il prossimo. Come faranno Sumeru. Sumeru, da quello che si è capito, sono tutte foreste e deserti. Anzi, foreste pluviali, proprio. Ed è così perché hanno due personaggi di cose li hanno nominati. Sia anche la loro divinità, tipo l'Esser God, l'Esser Lord Kusanali. E ha senso che si chiami in questa maniera, perché dei sette è il più giovane. È quello che ha preso dalla morte di quello del legno, se ho capito bene. Guardate, ha preso una scocciatoia. No, vabbè, guarda che figo il castello. Nani wa tomo are, kyōrou wa saijūyō jikō desu. Scusi no ayamachi mo yurusare masen. Wareware to bakufu gun no shōtotsu ga hini hini hageshiku natte iru ima. Ha, saikou shite mimasu. Go anshin wo. Tu praticamente saresti Kiyohime, praticamente, fammi capire. Poi ci sto a pensare. No, però Kiyohime mi sa che è di origine cinese come leggenda o giapponese. Ci assomiglia però alla cosa, perché... Interessante il simbolo che usano per la loro fazione. Un'onda con quello che penso sia la luna. Chi è che ha detto queste voci? Gli hanno detto: tu sei quello che ha la forza di 20 uomini, taglia una freccia con
Spezza a metà una freccia tirando da 2000 piedi e la pelle è come dura come il diamante. Teppei, possiamo evitare di farci fare queste figure di merda? お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからにはきっとな、では三五宮様私はこれで失Dai 礼しsu, ます o cubo.三五宮様Chissà da dove. Allora, そちらの大久保の駅perché. から支援という言Se. 葉が聞こえましたが一Allora,体potrebbe 何のことでしょうessere. か Vedi che c'ho ragione su questa. Ha detto Cupo ha menzionato qualcosa riguardo un terzo party, una terza parte che ci sta supportando. Questa è quella che c'hai Fatui, l'accordo con i Fatui.少し前にある方から手紙が届いたのです。その方はワタツミ島の構想を支Ah 援no, するèたuna めにlettera che gli ha 大量の物detto che資を送りゃ届けゃてくだダ、daranno さいuna ました。mano e ci hanno dato grande そのおかげでforza. 我々はやっと兵力を確保し幕府軍と正面から立ち向Qualcosa かうche ことがvuole, できるよqualcuno うにche なったvuole のです。far partire fuori. Che sia dalle entrambe le parti, perché se ho capito bene, anche dell'altra parte c'hanno dei vantaggi di qualcuno, di una terza parte. Che è chiaro che siano i fatui, è chiaro che siano i fatui. Il problema è che cosa ci guadagnano loro a destabilizzare il paese. Perché loro, allora, se sto i fatui e devono, gli serve qualcosa, gli serve la Gnosis, Gnosis, Genoma, lo chiamo Genoma, va bene? Il Genoma di cosa? Di Raiden. Che non ho capito se c'ha un nome, qua lo chiama Raiden, ma secondo me dovrebbe chiamarsi in un'altra maniera. Che vogliono scatenare sta cosa in maniera di destabilizzare il potere e riuscire a prenderla, oppure c'è. È come la stessa cosa di Zhongli che hanno fatto una specie di scommessa. Però non avrebbe senso perché la signora scende in campo. Quindi, se scende in campo la signora, vuol dire che qualcosa di importante c'è. 私も疑念を抱いていますが、ただ渡住島の資源はあまり豊かNo, ではないquegli の occhi で、non sono umani. このNon me la 物資はracconti相giusto. 手側の要求も同行したものではありもうませんでしポイた。chiederò scusa se mi ただ sbaglio. 我々Ma に finora全力で幕prendo府tutto軍にcon抗una. ってほしいようです。Con un pizzico di sale,彼si の目dice. 的が何Con であれ、れ、少なくとも目的は同じです。もちろん警戒を完全に解くわけには。三五宮様。ご安心を。よかったです。あなたたちにも苦労をかけ、今後は私も、しかし、我々の物資は有限です。じゃあ、メガ、その質問は、メガリレーの発Ah, quindi言voi が、basta もche ともと finisce il企業decreto, の voi物資finite la を、battaglia? Cioè,天領奉行も将se è 軍quello様il も、punto, allora è molto態più度が少semplice しdi quanto変だったんです。sembrasse. Se basta che il decreto quello là se ne va, allora. Il punto è quella statua. Che cazzo gli serve quella statua? Non è una semplice, non può essere una semplice cosa dimostrativa del tipo abbiamo preso queste visioni e nessuno deve andare contro queste cose. Non può essere semplicemente quello. Perché quella sembra una divinità diversa. C'è天領奉行がそれらの謎qualcos'altro in を questa解きdi.明かさなければ、C'avete leメガmaschere リレーは終diverse? わらない。今一度確認させてください。わかりました。渡住島特別行動Come 隊、メカcapitano? ジキ2番隊の隊長に Swordfish,任命しpesce ます。spada 2! メカジキ2番隊、メカジキの名を冠する特別行動隊に加入するだけでも困難なのに、一気に隊長。掟破りの任命ですが、あなたの英知。やった。じゃあ、いつ就任式をやるんだ？Paimon. Shhh. Che poi assomiglia a Iron Mouse, ma vabbè. メカジキ2番隊は Dettagli. 現在、本島南西の山岳で、委任状はすでに特別行動隊にいる者は皆。じゃあ、Bla 僕bla も、bla bla bla, ci 警hanno報fatto 機capitano ももでしちたろんあコりーサ。ますよ。任務を完璧に遂行することを約束します。君。おお、気をつけていけよ。じゃあ。Fa vedere. Ah, non c'avete la maschera. Beh, però devo dire che anche blu non è male il vestito d'amico. Vestito, la veste? Non possiamo entrarci. Ok. Che botta che vi ho preso. あなたQuindi がsono proprio capitano.新たにメカジキ2軍でも
簡単に言えば、あなたが従う。それってどう？普段であれば直接戦ってみれば、ここに来たのは近頃騒ぎを起こすのせいなんですよ。オッケー。Sure。Non è la stessa cosa che faccio ogni giorno praticamente. Non penso di riuscire a fare almeno 5-10 wish oggi, perché la vedo difficile. A meno che non faccio tutte le missioni. Ma quanto sto le gemme? No, 1600 minimo per fa. Il gift, lo shop normale se... Oh. A me mi servirebbero questa, mi servirebbe tipo... Questo si è sbloccato, perfetto. No, devo resistere, non devo fare wish singoli, come faccio di mio solito, perché sennò prego solo gemme. Ma non chiamarli monster, per favore, coracci. Cioè, non riuscivate a battere tre tizi? Quindi questa è più della resistenza. Swordfish 2. Ma poi non è una citazione a un film. Ma non è un film di 007? Dovrei chiedere a mio padre. Mi padre che sa queste cose. Non è un film di 007? Ma sì! Uno di quelli vecchi vecchi. È uno di quelli vecchi 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 proprio di film di 007. Facciamo sti slime così. In realtà, anche se fosse così, non sarebbe una buona idea. Perché questi vanno. Sembra una tattica dei Marines americani. Marines, non lo so. Della parte americana. E ci vanno con l'età force. Cioè, se quelli sono 5, noi ci andiamo con 20. Ancora non hanno mai spiegato perché questi abbiano gli occhi indemoniati. E non era ancora full carica? Non si congelano, sbaglio. Com'è? Ma non si congelano più. No, vabbè. È perché io la faccio non la leggo. Ma forse è inarrestabile in questa modalità. Giusto, questo. Hai fatto un errore, mi sei messo là. Mazza, danni che fanno. Ok. Perché dici let's go col blu? Oh, devo tornare fino lì. Cioè, questa mi sta a fare la solita storia. Sono un...
Fattorino? Skippabile, eh? Lei è skippabile, lei è skippabile. Ma andare a cagare. Skippami questo. Ti credo, credo, probabilmente noi siamo in realtà degli arconti, delle divinità. Siamo dei celestiali. No, cogliona, l'hai mandata a morire. Sono relativa a un dio che è morto. Ah, sì. Gli mandata all'altra isola. Adesso non muore Teppei. Il protagonista si incazza e comincerà a fare combattere per. Mekajiki 2番隊の人たちとはうまくやってる? じゃあ、彼らの俸禄を増やして やえ堂から出版された小説で読んだんだ 小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて これが俗に言う机上の空論 Ah, usa un romanzo di tattiche di guerra per allenare i soldati. E beh, c'è gente che se legge sull'arte della guerra di Sun Tzu, che io possiedo una copia. Dove sta? Eccolo là. Ce l'ho sul comodino. In realtà molte delle cose che dice si possono applicare alla vita reale, alla vita di tutti i giorni. Come dividi i problemi in più problemi. 僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと、そう、海戦で大きな手柄を立ててね。今や僕もそれに最も新しい招待で、ニシン一番隊って言うんだ。どうだ、凄そうな名前だろ? È diventato capitano di un'unità Erring 1, ma Erring non è in maniera per dire Erringa. しかも僕たちの隊服制作が終わったら一緒に本当にありがたいことだ。その隊服、オイラにも。 Poi me lo tiene l'uniforme anche. やった。隊長、新しい作戦任務が。ああ、今行くよ。じゃあ僕はこれで、ま、君も僕に。オイラたちが。それはどうかな?僕は今絶好 L'unica cosa che ti direi è che sta cosa del palazzo sott'acqua, che ci sta tutta st'acqua, le bolle del sapone, l'atmosfera con l'acqua, eccetera, eccetera. Me l'aspetterei nella regione dell'acqua, ovviamente, a Fontaine. Però, secondo me, Fontaine sarà in realtà una cosa molto più moderna. Dovrebbe essere l'America. Un'America. Cos'è? Proibizionismo, una cosa del genere? Perché, da quello che ho capito, c'è sta tipo. Crimine che serpeggia, gang, da quello che ho capito. Da quello che dice il trailer, diceva. Ci sono ladri. Probabilmente ci sarà il ladro fantasma, tipo. Persona. No, no, è vero, no, no. Secondo me sì, è così. E quella coppia di ragazzi che fanno vedere nel trailer, secondo me sarà un unico personaggio che si scambierà man mano. Ma